25 aprile e oggi, prima della partenza, c'è un presidio per sostenere il reintegro di un lavoratore del Carrefour che è stato appunto licenziato. Puoi spiegarci come è avvenuto e sulla base del quale? Innanzitutto il tuo contratto era a tempo indeterminato, giusto? Io lavoravo da 32 anni prima per GS, quello che poi è diventato Carrefour Market di Viale Famagosta. L'antefatto è successo a metà di marzo, quando io ho detto a un cliente che non potevo prendergli l'acqua giù da uno scaffale perché ho delle problematiche fisiche, ho una limitazione riconosciuta. Il cliente è andato dal responsabile di mercato, che ha preso la palla al balzo e, con l'accusa di aver trattato male i clienti ormai da anni e di aver trattato persino male i colleghi, mi hanno prima fatto una contestazione disciplinare e poi il 4 di aprile mi hanno consegnato a mano la lettera di licenziamento. Tu e i tuoi colleghi sostenete che è illegittimo questo licenziamento, che tu non avresti trattato male questo lavoratore, che i motivi sono altri. Il licenziamento è per giusta causa, secondo l'azienda. Appunto, hanno tirato su questa motivazione artificiosa usando i contratti a termine come scudo e usando appunto la dichiarazione firmata di un cliente. E adesso ovviamente stiamo portando avanti questa mobilitazione grazie ai compagni del partito, non trattandola come un normale licenziamento, ma trattandolo per quello che è, cioè un licenziamento politico. E nei giorni seguenti al licenziamento appunto è cominciata questa mobilitazione per il reintegro immediato di Luciano sul suo posto di lavoro, alle stesse medesime condizioni di prima del licenziamento. Il mio licenziamento vogliamo usarlo appunto anche per impugnare altri licenziamenti dei lavoratori della grande distribuzione, che, come la delegata del supermercato di Via Soderini a Milano, che è stata licenziata appunto perché è una lavoratrice che organizzava gli scioperi, organizzava le assemblee, insomma era invisa all'azienda. In pieno contrasto con lo spirito di oggi, del 25 aprile, che è una giornata di solidarietà, di lotta e di comunione. Ovviamente in bocca al lupo, Luciano, quindi, per la tua lotta. Grazie.